E ciao a tutti bella gente di Neverwinter, benvenuti in questo nuovo video, sempre in modo 19, e andiamo a dare un'occhiata adesso alla raffinazione degli emblemi, vediamo a cosa ci porterà a recuperarli, vediamo un attimino come raffinarli, potenziarli, eccetera, 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 eccetera. Dunque, allora, finalmente possiamo svuotare inventari, banche e quant'altro per eliminare tutti gli emblemi che non ce li facciamo una massa, magari... Vi consiglio, a seconda della classe di te, non so, tank o DPS o curatore, insomma, di tenervi magari intanto da parte anche quelli piccolini che possono darvi potere, punti ferita, per esempio, anche se sono piccoli, per raffinarli poi a livello sempre più alto, no? E andremo a raffinare intanto quelli che danno, non so, difesa, precisione, tutte queste altre stat, ok? Visto che si potranno potenziare, magari il prezzo di certi emblemi adesso potrebbero aumentare, quelli che ci servono a tirar su, man mano che tanto abbiamo polvere dell'emblema, potremmo andare a alzare, insomma. Andiamo a vedere un po' come funziona. Allora, adesso si è aggiunta una nuova voce, se noi andiamo a cliccare, oltre a raffinare per portare su un emblema da un colore a un altro, ok? Ci verrà indicata tutto il tipo di polvere che ci serve per portarlo per esempio da blu a viola, ci verranno 100 di questa polvere qui, gente richiesto, polvere di emblema, ok? E man mano logicamente che dovremo portare un emblema più in alto servirà sempre più polvere, ecco perché è importante aver messo da parte più emblemi possibili nello spazio consentito, e comunque ci consumeranno 50, cioè tot punti raffinazione man mano che l'emblema andremo a raffinarlo a livello sempre più alto, ma arriverà sempre la probabilità del 100%, quindi almeno in questo ci hanno graziato, non avremo bisogno anche qui di preservazioni o addirittura coalescenti, come vedete, almeno questo. Però ci vedranno molti punti raffinazione che è stato consigliato, che adesso mettete da parte in qualsiasi modo, tramite i mestieri, con le pietre che si mettono addosso agli equipaggiamenti, magari quando facciamo le campagne per droppare incantamenti, pacchetti del quartier mastro che si usano quando c'è doppia raffinazione, per esempio, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti i metodi sono buoni per recuperare. La cosa positiva è che la polvere di emblema adesso può essere messa anche in banca, quindi noi abbiamo degli emblemi vincolati ai personaggi, magari vari personaggi che abbiamo, recuperiamo la polvere e possiamo metterla nella banca come se fosse oro, diamanti astrali, eccetera, ragazzi. Quindi questa è una buona cosa, almeno quello. Chissà se un giorno lo faranno anche con i punti raffinazione, che sarebbe una buona cosa anche quella, insomma, magari uno c'ha di qua e di là i punti raffinazione, li recupera, cioè li porta tutti nella banca, sarebbe una cosa buona anche quella lì. Comunque vabbè, per quel che riguarda incantamenti e emblemi si possono anche sfruttare altri punti raffinazione passandoci gli emblemi, eccetera, e quindi dai, meno male, non è che sono persi, ecco. Allora andiamo un attimino un po' a vedere, andiamo a recuperare, io un po' di cose le ho messe libere, altre le ho lasciate vincolate, magari intanto alcuni, questo è un altro, no, beh, alcuni che, quelli che mi danno potere, quelli che mi danno punti ferita, li ho messi da parte, dei vari tipi, questo, esatto, evasione critica, tutti gli altri andiamo a recuperarli, questo che cos'è? Precisione, va bene, queste, precisione, precisione, ok, andiamo a recuperare, allora, questo, andiamo un attimino a vedere uno alla volta, per esempio uno verde, se lo andiamo a convertire ci darà due polveri, ok? Uno blu, convertendoli ci daranno 10 polveri, questi convertiamo tutti e tre, questo viola, beh, gli altri se lo lasciate, vuol dire che sono le punti ferite, non li andiamo a recuperare, andiamo a recuperare un po' tutta sta roba, 263. Poi, come detto prima, io qua ce l'ho un po' nella banca, ho fatto già il giro PG, ragazzi, preghiera, ok, grazie, banca, un po' di polvere l'ho recuperata, 2596, alright, come vedete manca solo i punti di raffinazione, siamo a posto qua dentro, c'è qualcosa qui, no, ho tirato giù tutto.
Allora, supponiamo, per dire che io mi voglio portare un altro predominio a leggendario. Non eri vincolato, subito. Andiamo un po', raffinandolo. Ci si verranno 2500 polvere emblema, ragazzi, per un altro, per portare uno mitico. Ok? Quindi ecco perché è importante magari provare a trovare più emblemi possibili, quelli che abbiamo tenuto, tenuti, chi li ha comprati magari anche quando costavano una vera cepa, pochissima roba, ha fatto bene, è stato un buon investimento. Ci chiederanno 100.000 punti di raffinazione per portare da epico a mitico. 2500, ragazzi, polvere di emblema. Potenziamo. Voilà. Non ho capito se 2500, scusate, un attimino, vediamo un attimino anche questo, facciamo presto. Ah, quello sopra che mi dice ho più di 2K, ok, 500, ok, ci siamo. Adesso anche questo, quindi 500 polvere, scusate, era 2000, era quello che mi dava che avevo io oltre 2K, mi segna 2K, vabbè. 500 e anche un altro. Fatto. Tempo, vabbè, rimane lì. Non so perché c'ho questi. Ah sì, perché la valcatura che avevo mi servivano questi qua. Qua poi mi serviranno comunque anche altra roba. E comunque mi è dato un'occhiata un attimino al volo per quel che riguarda per portare su gli altri emblemi. Dando un'occhiata un attimino ai prezzi, giusto per cavalcatura. Emblemi brut, vediamo un po'. A seconda di quelli che servono, quelli verdi quindi probabilmente costano ancora di più. Infatti, epico 164, adesso peggio, leggendario 550. Abbiamo detto blu 210.000, poi dipende sempre dal tipo. E epica avevamo detto da 110, 164. Se vogliamo trovare una via di mezzo tra spendere un po' di diamanti astrali e risparmiare polvere. Dopo dipende dai prezzi, logicamente. Se no andiamo a raro. Ridiamo un attimo un'occhiata, giusto per togliersi. Mezze lune su quelle costano di più e a verde vediamo un po'. Tocca trovare il giusto equilibrio, magari eventualmente per brutalità a seconda dei prezzi dell'emblema che andiamo a prendere, la giusta via di mezzo tra quelli
pochino più economici, che ci permettono di spendere la giusta cifra di diamanti astrali e risparmiare un po' di polvere emblema, insomma. Quello piano piano si valuteranno meglio, ma brutalità, insomma, sono rari, quindi ragazzi, più o meno i prezzi saremo sempre su quelli. Abbiamo dato un'occhiata anche e abbiamo portato a leggendario un paio di emblemi, intanto che dovevo farli, li abbiamo fatti, giusto per aumentare un po', vabbè, qui siamo nella sta mappa, vabbè, il potere, eccetera. Mm. 26.007, 30.000 di potere, vabbè, che probabilmente dovrò risistemare qualcosa qua. No, non ho sistemato niente, è ancora rimasto tutto vecchio stile. Ragazzi, anche questo video finisce qui. Abbiamo dato un'occhiata anche a quest'altra novità della mod 19 per tirare sui nostri emblemi, che si possono trovare anche nei nodi abilità, esempio quando fate i covi del terrore, quando ci sono lì quei kit da aprire con dungeon, eccetera, regione, eccetera. È un buon modo, insomma, lì ce ne possono trovare diversi, sono sempre di solito verdi praticamente, vincolati al personaggio, però insomma alla fin fine si possono passare le polveri, si possono passare, quindi si tirano su quei personaggi con cui siamo, si recuperano, si passano tramite la banca e così si ottiene punti polvere dell'emblema, insomma può essere un metro per trovarne un po' senza andare a spendere soldi, anche perché volendo, senza mettere proprio una descrizione della brutalità, emblemi acquisto, vediamo un po', questi che costavano qualche centinaia di diamanti astrali già cominciano a costare, insomma, ok, quindi pian piano si possono fare. Per quel che riguarda quelli epici, abbiamo visto che costano 100 tarmalune, quelli già epici, quindi può essere, insomma, a volte può essere una via di mezzo, però non ci sono quelli della brutalità della tempra, quindi alla fin fine termalune come tenerle sempre, comunque eventualmente se si può per fare gli incantamenti, ok ragazzi. Bene ragazzuoli, il video finisce qui, spero sia stato utile, noi ci vediamo nel prossimo, andremo a vedere magari altre cose che per quel che riguarda la mod 19, andremo a vedere, a elencare magari i vari cambiamenti nei PG inizialmente, le build arriveranno dopo come già avevo preannunciato, ma andremo a dare un'occhiata se è cambiato qualcosa a livello di molti diversi PG, non tutti, adesso nel guerriero è cambiato qualche proporzione in qualche potere, ma di descrizioni differenti adesso non ne ho viste. Ci sarà qualche differenza magari nel barbaro, che andremo a vedere un po' più avanti da qualche giorno, quando starò un pochino meglio anch'io con il nostro Nihal, e man mano poi andremo a vedere un po' le build di tutte le classi in questa nuova mod. Però ragazzi, vi saluto, di nuovo buon mod 19 a tutti, e mi raccomando, fate i bravi. Ciao a tutti, ciao ciao ciao.